Sabato 31 luglio 2021 vi parlo dalla Sala del San Leone nella centralissima via Garibaldi di Pietrasanta, dove è in corso l'inaugurazione della terza mostra della rassegna Artisti a Pietrasanta, una rassegna promossa dall'Associazione Toscana Cultura, qui rappresentata dal suo presidente Lucia Raveggi, che inviterà attraverso questo nostro servizio i telespettatori a venire a visitare la mostra, che avrà la durata di una settimana come le precedenti, e poi ci sarà il gran finale con la quarta mostra che si inaugurerà sabato prossimo 7 agosto, sempre rigorosamente alle 11 del mattino come è quest'oggi nel momento del vernissage. Allora, un grazie particolare come sempre all'amministrazione comunale che ci ha permesso di poter fare questa mostra nella Sala San Leone. L'orario d'apertura della mostra è dalle 21 alle 24 tutti i giorni. La mostra rimarrà aperta fino al giorno 7, il prossimo sabato. Chi volesse passare a vederla è una bellissima mostra. Quindi un ringraziamento speciale anche a tutti gli artisti che hanno partecipato. Gli artisti partecipanti sono Joanna Aston, Flavio Benvenuti, Rita Brucalassi, Michele Callai, Maria Grazia Fusi, Elvira Gabbi, Elena Gheri, Alessandro Lombardi, Clara Mallegni, Luciano Manara, Arnaldo Marini, Ivana Niccolai, Lorena Nocentini, Claudio Secciani, Maria Paola Spadolini, Andrea Tani, Ledo Valentini, Maurizio Valentini, Lorenzo Sensi e Paola Parri. Vi presentiamo alcuni artisti presenti quest'oggi fisicamente al vernissage e ciascuno di loro presenterà l'opera o le opere con cui è presente a Pietrasanta in questi giorni. Iniziamo dal maestro Luciano Manara, che vi presenterà l'opera che vedete inquadrata al mio fianco. Vi presento questa opera che ormai la conoscete perché è lo scheletro sul cesso, che si chiama L'attesa. L'ho riemessa in questa edizione perché, avendo l'orologio al polso e il cilindro, rappresenta anche il tempo. Stiamo vivendo un momento particolare che poi sembra che non passi. E allora ho preferito riutilizzare un'opera che era di significativo piuttosto importante e di rivestirla con un pensiero diverso, che è quella dell'orologio. Un'attesa che si fa attendere, ma è sempre positiva, perché non è che io guardo sempre l'aspetto negativo, ma ironico delle cose, come voi immagino mi ricordate e mi conoscete. L'ironia è quella che ci permette di poter esprimere i pensieri anche più difficili giocandoci e nello stesso tempo di prenderci l'allegria e dire vabbè, andrà meglio la prossima volta. E ora vi presenterà le due opere che vedete inquadrate alle mie spalle, il pittore fiorentino Alessandro Lombardi. Buongiorno, sono Alessandro Lombardi, felicissimo di essere qui in questo sito meraviglioso per quanto riguarda l'arte ed è un onore per me essere qui. E ho presentato queste due opere, diciamo in onore di Pietrasanta, perché è un'alba dal versante della campagna ed un tramonto sul mare, per così diciamo dare un'immagine dei dintorni di questo meraviglioso posto. Ora lo scultore Lido Valentini di Monte San Savino in provincia d'Arezzo presenterà le due opere con cui è presente. Questo è un evidente omaggio a Dante Alighieri nei 700 anni dalla scomparsa del grande poeta. Ha realizzato un olmo e poi si sposterà il maestro vicino a un'altra sua opera, L'Alabastro, celeberrima produzione di Volterra dal titolo La famiglia, ma ovviamente sarà lui a spiegare perché ha scelto questi temi e come li ha realizzati. Ho esibito quest'opera in legno di olmo per rendere omaggio a Dante, alla Toscana, a Firenze e all'arte della nostra regione Toscana e Italia, fatto con molta ispirazione e fantasia mia per poter esprimere quello che è Dante nel mondo dell'arte, con un foglio scritto in mano, la porta del cielo e una spada, quello che era rappresentato nel mondo dell'arte. Ho esibito questa opera
in arabastro in segno della famiglia, con la mamma, il papà e la figlia, che rappresentano il mondo e la vita di oggi. E vedete a mio fianco due opere del giovane pittore di Monte San Savino, Maurizio Valentini, figlio dello scultore Valentini, Lido Valentini, che vi abbiamo poco fa presentato. I quadri di Maurizio verranno presentati ai nostri telespettatori dalla mamma Patrizia, che ci darà anche qualche informazione su suo figlio. Maurizio ha iniziato a dipingere fin da piccolino. Il primo quadro l'ha fatto all'età di 9 anni copiando un cane dal sacchetto dei biscotti per il cane. E poi da lì ha iniziato a dipingere un po' tutto. Ha fatto diverse mostre all'esposizione alla Galleria Nazionale a Cortona. È laureato in beni culturali. E questa passione gli è rimasta. Ha imparato anche in una bottega di un nostro amico pittore, gli ha insegnato un po' le tecniche e adesso proprio c'è entrato, lui vorrebbe andare avanti con questa cosa, diciamo. Ancora un omaggio all'alabastro da parte dello scultore Michele Callai, che è di Cecina, quindi le aree di Volterra le ha respirate, credo, fino da piccolino. Poi Michele è presente con un'altra opera, non è ovviamente d'alabastro, ma ce la presenterà come sta facendo per quest'opera che vedete al mio fianco. Allora, quest'opera si intitola La Grande Madre e rappresenta, diciamo, rappresenta la natura e rappresenta anche la madre. Quest'opera in bronzo si intitola Re per un attimo e rappresenta, diciamo, il fatto che insomma, il potere, se ci fosse qualcosa che potrebbe impedire di sedersi sulle sedie e sulle poltrone, sarebbe magari anche più leggero. Dato il saluto dell'amministrazione comunale, Sabrina Francesconi, funzionario dell'assessorato alla cultura e al turismo del comune di Pietrasanta, il sindaco è impegnato in altre cerimonie ufficiali che non gli hanno consentito, anche se ci aveva promesso la sua presenza, però ovviamente siamo gratificati di avere lei. Porto saluti dell'amministrazione comunale, appunto come dicevamo il sindaco Giovannetti è impegnato in un'altra inaugurazione, però saluta tutti e ringrazia tutti per essere qua. E questo è il terzo evento, la terza collettiva e la prossima settimana ci sarà l'ultima, speriamo anche nel prossimo anno. Stavamo già programmando appunto un ritorno dell'associazione Benvenga, dell'associazione Toscana Cultura, che ci fa molto piacere avervi con voi, con noi. E vi auguro dei buoni risultati, intanto complimenti per questa collettiva che veramente ispira emozioni e grazie a tutti. Concludiamo il servizio dalla Sala del San Leone di Via Garibaldi a Pietrasanta, avendo di fianco le immagini di un quadro, non c'è l'autrice, che è Lorena Nocentini di Incisa, in provincia di Firenze, perché questo quadro è stato utilizzato da Leonardo Pieraccioni nel film Una moglie bellissima e quindi è un quadro storicizzato, e segnaliamo ai telespettatori che vorranno venire nei prossimi giorni a visitare la mostra di soffermarsi a guardarlo. Concludiamo il servizio ricordando ancora, come ha fatto in apertura Lucia Raveggi, la chiusura della mostra sarà il 7 agosto, gli orari di visita con ingresso libero tutte le sere dalle 21 alle 24.